Valere del metodo intergovernativo anziché quello comunitario. È stato fatto notare che conciliare un'unione a più velocità con una struttura istituzionale concepita per 28, poi 27 potrebbe comportare dei problemi. No, ma non c'è dubbio che è tutto un campo da esplorare nelle conseguenze istituzionali. Non a caso il libro bianco della Commissione europea delinea addirittura 5 scenari diversi e siamo soltanto all'inizio. Io voglio che sia molto chiaro che anche la dichiarazione di Roma non è che si occupa di questo come punto centrale, però una cosa mi sembra sia evidente, sia evidente anche dai lavori che si sono svolti oggi, ma è evidente da molto tempo nell'Unione Europea, e cioè che noi non possiamo stare fermi di fronte alle sfide, ai compiti che l'Unione Europea ha, e se l'Unione Europea si muove non può muoversi con la velocità del vagone più lento. Quindi chi ha una minore disponibilità a politiche di integrazione va assolutamente tenuto a bordo, rispettato, deve continuare a essere membro a pieno titolo dell'Unione Europea, ma questo non può impedire a paesi che vogliono scegliere un passo più veloce di poterlo fare. È quello che abbiamo fatto addirittura sulla moneta, l'abbiamo fatto su Schengen, dobbiamo farlo nella risposta alle sfide che avremo nei prossimi anni, perché se siamo invece vincolati all'idea che si può avere maggiore integrazione alla grande e a 27, il rischio è che lo scriviamo in qualche documento ma non facciamo passi avanti. Però certamente questo comporterà sfide sul piano istituzionale, architetture, e non sono cose che risolviamo con la dichiarazione di Roma, ma forse neanche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. L'importante è che si accetti l'idea che questo non è un modo per scegliere paesi rispetto ad altri, ma è un modo per consentire a chi vuole fare più rapidamente e convintamente un percorso europeista di farlo. Del resto i trattati di Lisbona già lo consentono.